Eccoci ragazzi, pronti per continuare la nostra carrierona con la Shadi FC? Abbiamo la partita contro l'Accrington. E dobbiamo recuperare punti in campionato, ragazzi. Adesso siamo secondi e non va bene, non va bene. Dobbiamo centrare subito la promozione, dobbiamo arrivare primi e prenderci anche la coppetta. Voglio la coppa. All'esordio sulle panchine. Bisogna assolutamente vincere la coppa. Abbiamo Kyorg sempre primo. Come in classifica marcatori, come cosa sto dicendo? Volevo dire primo in classifica marcatori del campionato insieme a Juvara che ha 12 gol ed è secondo. Mamma mia, una coppia veramente devastante. Possiamo andare in partita anche perché l'email l'ho già vista. In realtà non ci abbiamo nulla da argomentare, di cui discutere, non ci abbiamo veramente niente, niente, niente. Allora, andiamo in partita, controllo un attimo la formazione perché abbiamo Walsh che è il nostro terzino sinistro, in realtà è un DC, quindi lo mettiamo qua, al posto di Corbin mettiamo il buon... Dov'è? 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 Scusate, eccolo, scusate, non l'avevo visto. No, sta in nazionale Robinson, mannaggia a lui. Mo non me lo fa spostare, non capisco perché, va bene, va bene. Forse devo uscire dal... Lo faccio risolvere dal gioco. Sti cavoli. Andiamo in partita. Eccoci ragazzi. Siamo pronti. Dobbiamo andare con il pene molto duro, molto dritto. Aia. Già ci fanno male. Già provano a farci male al povero Gervinho. Adesso fa lo scattino. Se l'allunga troppo. Povero Gervais. È un po' vecchietto, ma ancora rende, bravo Walsh. Non ti far fregare. Bravo portierino. Ampkdebu si fa trovare pronto sul colpo di testa. Sto cercando di amministrare un po' il gioco. A centrocampo ci servono buone prestazioni da parte di questo ragazzino qui. Romeo Lavia. Ha grandi margini di crescita. Dobbiamo puntarci. Occhio, bravo! Bravissimo! No, Romeo. No, Romeo, ma che mi sbagli? Due passaggi di fila, ma siamo fuori di testa qua. Vai, Gervinho. Attenzione perché è partito. Jorge! Madonna, un'altra traversa! Gabriel, ma che devo fare qua? Si prendono tutti i legni. Signor Gabriel, il nostro osservatore. Mi dia una mano lei. E Gervais, mamma mia, la frecciolina. Ma quanto corre? È buona! Paratone del portiere avversario su Jorge. Jerry Bonolis sempre più perplesso. Gervais, facciamo un tiro da panico, eh? Peccato, peccato. Ok, ragazzi, è finito il primo tempo. Purtroppo, come vi ho detto poc'anzi, siamo stati molto sfortunati, ma è maturo il gol, è maturo. Ce la faremo, ce la faremo. Vai, Juvara. Un'altra traversa, ma che cazzo? Scusate la parola, la brutta parola, ma non ce la faccio più. È partito Gervinho, velocissimo. Dagliela a Kyorghe. Kyorghe! 1-0. 1-0 per noi contro l'Accrington, fuori casa. Sempre Kyorghe, Gervinho imprendibile ragazzi, imprendibile. Gran gol di Gervais. Sì, di Gervais. Grand assist di Gervais. E poi il gol di Kyorghe. E ora bisogna tenere questo risultato. Madonna, che gol! Kyorghe ancora. La doppietta del nostro capocannoniere e il capocannoniere del campionato. Grande gol. Una mina. Assist di Carvaglio. E poi il tiro dopo lo stop a seguire.
imprendibile ragazzi, imprendibile. E finisce qui ragazzi, finisce qui 2-0, grande vittoria, grande vittoria, grande baldoria. E andiamo a vedere la classifica, eh? Voglio vedere che è successo adesso, eh? Saremo di nuovo primi? Chi lo sa, chi lo sa? Siamo primi a pari punti con l'Oxford United, che purtroppo è stata... lo scontro diretto contro di loro è stato veramente, veramente triste. Non so se vi ricordate... A un passo dalla storia addirittura, Kyorgue, non ho letto, non ho letto. Andiamo a leggere l'articolo di giornale scritto sul nostro Kyorgue, eccolo qui. A un passo dalla storia, Kyorgue, rete 16, record competizione 55, previsione gol 49, partite 14. Gol nelle ultime 5 partite 4. Ragazzi, non so se ce la faremo, ma ci proviamo a superare questo record. 55 gol sono tanti in una stagione, sono tantissimi. Però... se continua così Kyorgue ce la può benissimo fare. Andiamo in partita contro il Charlton, e ci proviamo, vai Kyorgue, vai! Eccoci qua, siamo in casa. Questo significa che in casa nostra non deve passare nessuno. Dobbiamo fargli vedere l'inferno della Sheffield FC. Giochiamo in casa, dobbiamo portarci via questi punti per i nostri tifosi, per la nostra grande tifoseria che sta aumentando. Allora, se non sbaglio, Kyorgue ha sbloccato le skill. Bravo! È la bomba subito, Kyorgue! Kyorgue con 5 di skill, ragazzi. Signori miei, 5 di skill per Kyorgue. Dopo aver fatto una bella skill, una bella crocchetta, si libera e la butta dentro. In realtà aveva fatto un tiro un po' di merda, come potrete vedere, centralissimo, ma il portiere ci fa questo regalo. Bella. Gervinho a campo. C'è Carvaglio dall'altra parte. Carvaglio 2-0 al 18esimo. Titolare Carvaglio, ottima promessa anche lui, speriamo bene ragazzi. Questi sono ragazzi dalle potenzialità incredibili. E siamo 2-0. Andiamo a cercare questa promozione, devo fare più video possibili per sbrigarci. Siamo a gennaio. Ragazzi, comincerò a spingere, usciranno anche più video al giorno di FIFA. Perché assolutamente, sennò così ci mettiamo una vita, porca puttana. Palla per Kyorgue, 3-0, doppietta ancora di Caio. 3-0, la partita è già chiusa ragazzi, al primo tempo. Credo farò anche qualche cambio, un po' di turnover a questo punto. Sì. Secondo tempo cambio qualcuno. Ma che fortuna! Altro gol di Kyorgue, 4-0 al 41esimo. Qua gol fortuito, ragazzi. Signori miei, gol fortuito. Non so se l'ha presa Gervinho. Vorrei vedere il replay, se la regia ci permette di avere un replay. Vediamo. No, no, secondo me non l'ha presa Gervinho, ce l'ha data direttamente il difensore. Non si capisce bene. Finisce qui il primo tempo. 4-0, adesso vedo di fare un po' di turnover, non lo so. Vediamo, forse cambio Carvaglio, Iovara lo sposto più centrale, vediamo. Prendiamo il gol, sono stati molto fortunati qua, eh? Amici miei, siete stati un po' fortunati su questo rimpallo. Però, vabbè, ce lo prendiamo, siamo comunque avanti sul... Adesso siamo sul 4-1. Mi dispiace un po' per il nostro portierone, ma questo è il calcio. E finisce qua 4-1. E che è successo oggi, ragazzi?
Che è successo? Due vittorie in questo episodio, due vittorie. E che cavolo, andiamo a vedere la classifica. L'Oxford purtroppo ha vinto, già lo vediamo da qua. Ha vinto 1-0, fuori casa anche lui. E siamo pari a 40 punti. Ok ragazzi, allora ci possiamo salutare qua, ci vediamo alla prossima. Ricordatevi di attivare le notifiche del canale. E niente, sempre alle 14, ogni giorno nuovi video. Ciao ragazzi.